o, e in questo caso l'episodio avrebbe dell'inquietante, un avvertimento. Due ipotesi investigative sulle quali lavorano i carabinieri di riposto nel tentativo di dare un volto e un nome a chi domenica notte ha squarciato tutte e quattro le gomme dell'automobile del neosindaco del centro ionico. La brutta scoperta al termine del comizio di ringraziamento ai suoi elettori. È una vergogna, una macchia che va cancellata. Io ho la mia determinazione, andrò avanti con degli atti trasparenti e illegittimi. Devono temere chi è che ha fatto atti illegittimi o tenta di fare l'illecito a riposto. Questo ci devono stare attenti. Un segnale comunque assai inquietante per il primo cittadino di riposto che chiede alle autorità competenti di alzare il livello di attenzione. Il prefetto è stato sempre sensibile in queste cose, anzi posso dire che tutte le istituzioni, al pari dico dai vigili, ai comandanti dei carabinieri, al capitano, al comandante, al capitano della Guardia di Finanza, alla capitaneria, saremo un tutt'uno, anzi, li ho invitati a girare con me e prendersi una clinica di riposto perché deve passare un messaggio, le istituzioni ci sono, non soggiacciano a nessuno, così la gente si rimpossessa di quel senso civico e dà rispetto per le figure e le personalità che lo rappresentano. Sul fronte delle indagini, i carabinieri di riposto stanno scandagliando le immagini delle telecamere di sicurezza negli esercizi commerciali della zona. Si spera in questo modo di identificare i balordi responsabili del vile gesto. Per l'immediato è stato intanto disposto un controllo interforza del territorio.